questo nuovo video slime. Oggi nuovo video slime senza colla con le vostre ricette. Prima di incominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like, lasciare un commentino qui sotto se volete essere salutati e citati e se volete che testi la vostra ricetta. E io direi di incominciare subito. Per prima cosa vado a mettere un colluttorio e io utilizzo questo di Dentscan. Utilizzo questo qui di Dentscan e vado a metterlo appunto all'interno. Poi vado a mettere dello zucchero. Ho quasi ucciso il mio amato pony. Tanto così. Vale. Giriamo. E poi lasciamo un giorno in frigorifero ed un giorno in freezer. E ci vediamo qua tra 2 giorni. Ok, ecco qui il risultato finale. Questa ricetta è semplicissima. Ci servono le caramelle, io utilizzo le Eyak. Utilizzo una Cubix e una caramella all'arancia. E vado appunto a metterle qui dentro. Queste caramelle sono davvero molto pastose. Una e due. Dopodiché vado a versare un po' di bagnaschiuma con le caramelle. E inizio con un cucchiaio ad amalgamare il tutto. Quindi sia il bagnaschiuma che le caramelle. Vado ad appoggiare un attimo questo sul calorifero e torno subito. Ok, allora continuo a girare e come vedete si sta sciogliendo. E una volta, continuo. E una volta che si è sciolto bene del tutto, lo lascio ancora un attimo sul calorifero. Vado a metterlo in frigorifero per un giorno e poi vediamo qui il risultato finale. Ok ragazzi, passato un giorno, il risultato dovrebbe essere questo. Oggi nuovo slime con solo 2 ingredienti, super facile. Gli ingredienti sono un colluttorio e io utilizzo questo qui dell'AQ10 perché ha una consistenza meravigliosa e già ve l'ho fatto conoscere, e ne metto un bel po', fino a metà così, e dopodiché vado ad aggiungere un pochettino di acqua, non tanta, ok? E fatto ciò andiamo a metterlo in freezer per 2 giorni e dopo 2 giorni vedremo insieme il risultato. Ok, passati 2 giorni, il risultato finale deve essere circa questo ed è davvero super super bello.
Il primo è il Brilliant, che non so se lo conoscete, ma è un, diciamo, un igienizzante per apparecchi, che però non ci interessa principalmente, ma a noi interessa il colore, che è appunto di questo verde e la consistenza gelosa, e ne vado a inserire un bel po'. Come vedete sembra proprio un gel, quindi è perfetto per noi. Ne mettiamo tanto così. E dopodiché, una volta fatto questo, andiamo a metterci un pochettino di zucchero. Quello che avete in casa andrà benissimo. Andiamo a metterne proprio tanto così. Lo mettiamo. Andiamo a rimescolare per bene, quindi rimescolo. Tenete conto che già il Brilliant è già di suo molto gommoso, quindi... E poi, fatto ciò, vado a metterlo un giorno in frigorifero e un altro giorno in freezer, quindi due giorni. Quindi due giorni, un giorno in frigorifero e un giorno in freezer. E dopodiché, e appunto dopo questi due giorni, vedremo il risultato finale, che sarà semplicissimo. E ora procediamo. E voilà, ecco qui il risultato finale. Oggi ricetta semplice, ci serve questo detergente che è molto geloso e un po' di sale, quindi partiamo subito. Andiamo a mettere questo detergente all'interno, così, un po' di più, ok? E poi andiamo ad aggiungere un pizzico di sale. Giusto un pizzico. Giriamo. E lasciamo agire per un giorno in frigorifero e per un giorno in freezer, e poi vediamo il risultato finale. Ed eccoci qui, passato il tempo stabilito, questo è il risultato finale. Mi raccomando, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e lasciatemi le vostre ricette qui sotto, che io aspetto con molta ansia. Vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!